Con poche ore di allenamento a disposizione durante i giorni feriali si può comunque mantenere una buona condizione per divertirsi durante il weekend. È importante fare dei lavori specifici e mettere nel posto giusto durante la settimana. In questo video vediamo come fare. Ipotizziamo di avere una settimana in cui riusciamo ad uscire nel weekend, quindi sabato e domenica, e vogliamo riuscire a inserire 3 ore di allenamento durante i giorni feriali. L'ideale sarebbe riposare lunedì, perché abbiamo lavorato nel weekend ovviamente, lavorato nel senso pedalato, allenarci il martedì, il mercoledì e il giovedì, riposare nuovamente il venerdì per arrivare belli freschi nel weekend. Se invece non ci piace uscire al sabato, comunque non possiamo farlo, potremmo riposare al giovedì ed allenarci al venerdì. Il martedì possiamo concentrarci sulla capacità aerobica, un tipo di allenamento che non ci stancherà troppo ma che ci preparerà per fare allenamenti più duri durante il resto della settimana. Possiamo partire con 2 ripetute da 10-15 minuti al ritmo medio, con l'intensità in cui facciamo un pochino di fatica, ma non troppa, che possiamo sostenere per lungo tempo, la nostra velocità di crociera insomma. Finite queste ripetute, recuperiamo bene, poi facciamo una progressione di 10 minuti partendo dal ritmo lungo, quindi un'intensità in cui facciamo poca fatica, incrementiamo la velocità ogni minuto fino ad arrivare a fare gli ultimi 2-3 minuti oltre la soglia anaerobica, quindi un'intensità abbastanza dura, un'intensità che possiamo tenere per pochi minuti. Dopodiché recuperiamo bene e andiamo a casa. Al mercoledì possiamo fare del lavoro di forza, anche perché l'ultimo giorno in cui abbiamo messo sotto stress la muscolatura è stato 3 giorni fa, domenica. Ideale fare delle partenze da fermo, ovvero mettiamo un rapporto duro oppure usiamo una salita come in questo caso, rallentiamo fino a quasi a fermarci e poi spingiamo a tutta per pochi secondi. Possiamo fare da 4 a 8 partenze da fermo in base al nostro stato di condizione e a come ci sentiamo il giorno stesso. L'importante è farle sempre al massimo, deve essere uno sforzo massimale altrimenti non serve a nulla. Per questo motivo è importante recuperare completamente, almeno 2 minuti tra una partenza da fermo e l'altra. Possiamo anche alternare la gamba di spinta, partiamo prima con la destra, la volta dopo con la sinistra e possiamo decidere se farle da seduto o sui pedali, oppure possiamo alternarle anche in questo caso. Una volta recuperato possiamo fare degli sprint partendo da 30 km orari spingendo al massimo per 10 secondi. Dobbiamo cercare di raggiungere la velocità più alta possibile nel più breve tempo possibile. Anche qui valgono le stesse regole, possiamo farne da 4 a 8, bisogna spingere al massimo perché se no non serve a niente e il recupero deve essere completo. Una volta finito recuperiamo e torniamo a casa anche in questo caso. Al giovedì, l'ultimo giorno della tripletta, possiamo fare dei lavori di potenza, che sono quelli più impattanti e che necessitano di recupero, quindi il giorno dopo dovremo riposare. Possiamo partire con dei lavori intermittenti, on-off, tipo 30 secondi a tutta, 30 secondi di recupero in cui andiamo veramente, veramente piano, quasi fermi. Questi lavori si possono fare in salita, vengono molto bene, ma si possono fare anche in pianura usando bene i rapporti. All'inizio possiamo puntare a fare 20 secondi forte e 40 secondi di recupero, poi puoi passare a 30-30 o arrivare anche ai 40-20 che sono quelli un pochino più famosi e più conosciuti. L'importante è riuscire a produrre uno sforzo totale di 8-10 minuti, quindi 8-10 ripetute di questo tipo. Se vediamo che non riusciamo ad arrivare almeno 8 ripetute, magari dobbiamo passare ai 20-40 o addirittura ai 15-45 se proprio siamo alle prime armi. Se invece vediamo che arriviamo a 10 ripetute e riusciamo a farne anche di più, sempre facendo la parte forte alla massima intensità, possiamo andare a aumentare la parte attiva e diminuire la parte di recupero. Il giorno potenza possiamo fare anche dei lavori ovviamente per migliorare l'FTP. Bisogna fare delle ripetute appunto a FTP, a soglia anaerobica. Una potenza che possiamo sostenere per 40-60 minuti, insomma una cosa abbastanza faticosa. Possiamo iniziare con 3 ripetute da 4 minuti con 6 minuti di recupero fino ad arrivare nel corso del tempo, man mano che siamo più allenati, a fare 3 ripetute da 8 minuti con solo 2 minuti di recupero. Come vedete il totale del lavoro è sempre 30 minuti, ma l'obiettivo è quello di aumentare la parte attiva, la parte in cui spingiamo FTP, e diminuire la parte di recupero man mano che siamo più allenati.
Questa disposizione dei lavori generalmente funziona bene perché il primo giorno si fa un lavoro aerobico ma che non impegna i muscoli, il secondo giorno si fa un lavoro di forza quindi che impegna i muscoli ma non il metabolismo aerobico e il terzo giorno si fa un lavoro di potenza che impegna sia muscoli che metabolismo prima di recuperare. Se non abbiamo disponibilità di fare martedì, mercoledì e giovedì, possiamo pensare di fare martedì forza a questo punto, mercoledì capacità aerobica, il giovedì recuperiamo e il venerdì facciamo potenza prima del giorno di recupero che avremo al sabato, se impostiamo la tabella in questo modo. Così la potenza è sia preceduta che seguita da un giorno di recupero e possiamo veramente spingere al massimo. Ovviamente se si ha così poco tempo a disposizione, i rulli possono davvero fare la differenza. Specialmente per i lavori di potenza si possono fare quasi meglio i lavori indoor che fuori su strada. Si possono fare altrettanto bene anche lavori di capacità aerobica, anche se magari sono un pochino più noiosi. Mentre sconsiglio di fare lavori di forza, almeno le partenze da fermo, perché sui rulli non è proprio il massimo. In aiuto ci sono programmi come Zwift che possono rendere anche tutto molto più divertente, anche se si è costretti a pedalare a chiuso. In ogni caso è importante lavorare su tutte queste capacità, scegliamo un pochino come gestirle, quanto tempo dedicare, ma vanno allenate tutte, in modo da poterci divertire di più alla domenica senza pensare a fare tabelle, potendo uscire liberamente. Per seguire bene questi lavori, se vogliamo, possiamo impostare il nostro ciclo computer inserendo già i lavori preparati in anticipo, in modo che venga più facile seguire durante l'allenamento stesso. Per oggi è tutto, se questo video vi è stato utile mettete un bel like, nei commenti scrivete com'è la vostra routine di allenamento settimanale e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!